riflessione ulteriore. Quando facevano i colleghi delle domande legate alle priorità, e lei ha messo al primo posto alcuni valori molto importanti, ci parlava poco fa di valore, ha parlato di rispetto, di uguaglianza, di dignità. Perché? Per quanto sono importanti? Cosa significa mettere tra le priorità questi valori? Per me sono fondamentali questi valori, perché secondo me... Di quanto ne ha bisogno la città? Questo sì, ecco, perché secondo me la prima cosa che va stabilita, distabilita, è la pari dignità tra tutti i cittadini, l'uguaglianza tra tutti i cittadini, ma soprattutto il valore di ciascuno nell'amministrazione della cosa pubblica. È quello che mi ha fatto poi decidere di candidarmi a sindaco. Io ho sempre detto che la mia scelta nasce da un senso civico molto spiccato e quindi dalla responsabilità civica che ciascuno di noi deve avere. Ma senso civico è proprio questo, cioè sentirsi parte di un tutto. Io sono rappresentante di tutti i cittadini e quindi comunque tutti i cittadini amministrano insieme a me. Mi viene da pensare che c'è molto di sinistra in queste parole. D'altronde è una coalizione di centrosinistra. Sì. Diciamo. Qualcuno ha detto che però la sua formazione politica familiare non è di centrosinistra. La mia formazione politica familiare è sempre stata improntata alla libertà di pensiero. Io sono stata educata a credere a quello che ai valori e poi comunque a vivere molto liberamente. La cosa che mi hanno insegnato è l'onestà intellettuale. Nell'onestà intellettuale poi ciascuno di noi trova la propria strada, che sia di destra o che sia di sinistra. Che è il politico nazionale che le piace di più? In questo momento pure lei avrà tanti partiti accanto. Sì, certamente, no, ma io riconosco il valore a molti, devo dire che riconosco sono anche. Tanti. Sì, sono tanti. Dato che non ci sono riuscito a